Soddisfatto fino a un certo punto, direi che dico questo perché loro, i ragazzi, i giocatori, quelli più giovani, hanno ancora margini di miglioramento e grandi margini di miglioramento. Su questo bisogna lavorare. Oggi purtroppo è stata una giornata positiva per il risultato, negativa perché abbiamo perso Marchisio, è arrivata ora la conferma che nei prossimi giorni ci sarà un intervento chirurgico al crociato e quindi lo perderemo per molto tempo. La squadra in quel momento lì ha subito anche un contraccolpo psicologico, direi però poi la squadra ha finito bene, era importante vincere, andare a più 9, vincere con molti gol di scarto per aumentare la differenza reti. In questo momento siamo a più 8 rispetto al Napoli, però ancora lungo il cammino perché abbiamo 5 partite, 9 punti sono tanti, è vero. Ma nello stesso tempo noi le prossime 3 partite affrontiamo la Lazio che si gioca all'Europa League, e la Fiorentina che si gioca ancora all'Europa League e il Carpi che si gioca la permanenza in Serie A. Potenzialmente il Napoli, che tutti danno per secondo o terzo, può arrivare a 85 e quindi noi, per vincere la matematicamente lo scudetto, bisogna perlomeno fare 2 vittorie in pari. No, no, sono stato frainteso. Quando ci si mette a un tavolo per fare un contratto, è normale che fino ad ora, e non lo faremo neanche nei prossimi giorni, ci potremo mettere a parlare del futuro, perché ci abbiamo ancora in ballo lo scudetto e quindi fino a che non abbiamo raggiunto perlomeno l'obiettivo dello scudetto non parleremo di niente. Poi dopo c'è anche la Coppa Italia, quindi è normale che una volta che poi si prolunga, indipendentemente dal contratto che verrà prolungato o no, al tavolo per parlare del futuro e per vedere cos'è che è andato quest'anno e cos'è che non è andato e che va migliorato, ci si mette tutti gli anni. Ci siamo messi l'anno scorso e quindi ci siamo messi l'anno prima quando sono arrivato, anche se sono arrivato all'ultimo giorno, la squadra è già al ritiro, però questo si fa, questa è una prassi che si fa tutti gli anni, non è che finisce la stagione e io me ne vado e la società fa una roba e io magari sono in vacanza. Prima pianifichiamo il lavoro dell'anno prossimo e poi dopo, così almeno ci godiamo anche un po' di vacanze. Lo può perdere, lo scudetto lo può perdere perché ha 9 punti di vantaggio, però ripeto, continuo a dirlo, abbiamo vinto oggi, i ragazzi hanno fatto una vittoria, hanno vinto. Mercoledì pensiamo alla Lazio, dove bisogna fare un'altra vittoria per cercare di prendere altri 3 punti e fare un altro passo in avanti. Noi bisogna fare sul nostro. Tanto al momento, come non bastavano 76, non bastano 79. Questo è poco ma sicuro perché Napoli a quella fine 10 punti li fa. E quindi minimo 10. Ne può fare 15 perché come calendario il Napoli l'ha molto più semplice di noi. Perché il Napoli ha solo uno scontro diretto a Roma con la Roma e poi diciamo che ha squadre dove al campionato hanno poco da chiedere. E quindi noi bisogna pensare solo a noi stessi per raggiungere, per non avere sorprese. Grazie. Lo ricordavo perché è statistica. Ora io non so se negli ultimi 20 anni il campionato ha sempre vinto la miglior difesa, perché dopo, se uno ha la miglior difesa, di solito le squadre che stanno in testa al campionato 70 gol in un campionato li fanno. E quindi facendo 70 gol e subendone meno è più facile vincere il campionato.